Iniziamo? Sì. Vai. Ecco! Taglio del nastro per il nuovo acceleratore lineare in dotazione alla ASL di Pescara è costato 2.750.000 euro e ha iniziato il suo lavoro con trattamenti oncologici il 16 febbraio. Rispetto al precedente acceleratore, come viene spiegato all'assessore regionale alla salute Verì, consente trattamenti estremamente mirati anche in prossimità di organi a rischio di tossicità ed un sistema di monitoraggio del posizionamento del paziente con un lettino robotizzato in grado di muoversi in 6 direzioni. Consente inoltre il simultaneo trattamento radiochirurgico di più localizzazioni di malattie in sede cerebrale. Così finalmente abbiamo due acceleratori di ultima generazione che possono soddisfare tutte le esigenze dell'utenza con trattamenti di alta specialità per le cure oncologiche. Consente di verificare e ottimizzare il posizionamento del paziente per un trattamento sempre più preciso e puntuale, fino alla frazione di millimetro, fino alla frazione di grado. In più c'è la possibilità, anche questo con l'altro impianto, di verifiche tramite una TAC integrata nell'acceleratore lineare. Indubbiamente abbiamo fatto un cambiamento che ha due aspetti, uno culturale e uno tecnologico. Tecnologico, noi abbiamo messo una TAC al Covid che servirà per il Dipartimento Medico una volta che è finita la pandemia, una TAC al pronto soccorso per assicurare le urgenze e le emergenze. Qui abbiamo cambiato due TAC e due risonanze in corso di risoluzione nel corpo centrale che serviranno per utenza esterna e per i ricoverati. È chiaro che avendo messo anche la TAC PET, quindi siamo passati dal mezzo mobile all'installazione, e il secondo acceleratore abbiamo fatto una rimodulazione delle richieste che sono arrivate anche durante la pandemia. Nell'ambito delle apparecchiature abbiamo investito col PNR più di 30 milioni per tutta la nostra regione, di cui 8 sono finalizzati a questa ALS, e quindi un'attenzione importante perché dobbiamo dare quello scatto importante per la diagnostica e aggiungiamoci anche un risparmio energetico che in questo momento è molto importante come messaggio. Di fronte a un incremento della richiesta è giusto che l'offerta si adegui, e questo è sicuramente un passo importante perché ci consentirà, come dire, di ottimizzare le risposte e i trattamenti che dobbiamo erogare.